Un sogno che diventa realtà. Nasce dall'abbandono del centro di avviamento allo sport di Via degli Olivi 11, da un progetto della NIDA, la Nazionale Italiana dell'Amicizia, la cittadella dello sport. Siamo con il capitano della Nazionale Italiana dell'Amicizia, Walter Galiano. Dopo tantissimi eventi realizzati dalla Nazionale Italiana dell'Amicizia in giro per Torino, è nata l'esigenza di avere una casa nostra, dal momento che tante volte le preparazioni agli eventi sono veramente massacranti, ma sono molto difficili anche poi, diciamo, la chiusura degli eventi stessi. Quindi dopo tanta attesa, dopo tanta fatica durante appunto l'evento stesso, ci trovavamo in situazioni tante volte di emergenza per rilasciare le strutture in ordine in tempo breve per successive manifestazioni sportive. E quindi è nata un po' l'esigenza, la voglia di avere una casa nostra dove poter svolgere nel quotidiano l'attività sociale di volontariato della Nazionale Italiana dell'Amicizia. È un modo anche per ottimizzare molto la buona volontà dei soci e poter aiutare tanti bambini in più di quelli che abbiamo aiutato finora. Questo sogno nasce circa 4 anni fa, quando abbiamo individuato questo terreno a Falchera, e da lì in avanti è nata una battaglia, diciamo, amichevole con il comune di Torino per cercare di avere l'affido di questo terreno. La vecchia amministrazione non ha creduto tanto in noi, mentre la nuova amministrazione ha visto in questo progetto veramente un qualcosa di bello, di innovativo, sicuramente un progetto unico al mondo. Il nostro desiderio è di trasformare quest'area dismessa di 40.000 metri quadri, che era stata ridotta a una vera e propria discarica, in un centro sportivo per bimbi e ragazzi disabili, dove con l'affitto dei campi di calcio la sera, noi tutti cerchiamo sempre di andare a giocare a pallone, e qui si darà l'opportunità appunto a tutti di poter affittare campi da calcio, calcetto, basket, pallavolo. E con i ricavati, il 100% del ricavato degli affitti dei campi, appunto si promuoverà questa attività sociale molto importante che ci permetterà sia di far fare sport a bimbi e ragazzi disabili, appunto, che dare un servizio di fisioterapia a bambini disabili con famiglie disagiate. Ci sarà un ristorante all'interno, ci sarà la presidenza dell'associazione, la sede, ci sarà una palestra, ci sarà una sala musica e ci sarà, molto importante, anche uno studio medico che sarà gestito dal dottor Laudati. E diciamo che è proprio la parte iniziale del progetto era stata proprio appoggiata e sposata da Regina Margherita, in quanto tante volte la struttura ospedaliera alla dimissione dei pazienti, dei piccoli pazienti, tante volte non sa come indicarli a una ripartenza nella vita quotidiana. E quindi quest'idea proprio di dare questo centro di riferimento per fare ripartire un po' la vita sia dei bimbi che delle famiglie, perché tante volte anche le famiglie stesse, a seguito di lunghe degenze in ospedale, sono psicologicamente stremate, dare questo centro proprio per la ripartenza, quindi abbinata allo sport, alla congregazione, alle attività sociali, è piaciuta molto ai dottori e il dottor Laudati in primis ha voluto sposare il progetto. La Nazionale dell'Amicizia ha tenuto a battesimo il primo derby dell'amicizia per far conoscere a tutti quanti la malattia che ha colpito Beatrice Naso. A pochi anni dalla scomparsa, il centro sportivo sarà dedicato non solo a Beatrice, ma anche a sua mamma. Sì, diciamo che Beatrice per noi è stata una bimba particolarmente speciale. Fino all'incontro con Beatrice c'era tanta buona volontà, ma tante volte i nostri sforzi magari poi non sapevamo neanche bene come incanalarli, perché c'era inesperienza e non ci eravamo ancora resi conto di quello che è la drammaticità delle malattie rare. Bea è stata proprio per noi il primo esempio di questo tipo di problematiche che tante volte è veramente lasciata a se stesse. Abbiamo visto che una bambina con una malattia rara tante volte non ha neanche diritto a quelli che sono dei beni di prima necessità perché la risposta è manca la nomenclatura per quanto riguarda l'assistenza sanitaria. Quindi, conoscendo Bea e sua mamma, diciamo che la Nazione Italiana dell'Amicizia ha spiccato il volo. È nata un'amicizia incredibile, splendida, e a lei abbiamo dedicato quelle che sono state fino ad oggi le manifestazioni sportive più importanti che erano appunto che sono intitolate il Derby dell'Amicizia, perché continueremo a farle in nome di Bea e in nome di sua mamma. Ma soprattutto abbiamo voluto, e questa è stata una volontà ferma da subito, dedicare questo centro sportivo alla loro memoria. Quindi il centro sportivo qui di Falchera sarà intitolato a Beatrice Naso e Stefania Fiorentino. Roberto Laudati e Dino Maccari percorreranno dal
prima ad Assisi per raccogliere i fondi per il nuovo ambulatorio della cittadella dello sport. Buongiorno a tutti, come ha detto Fabio, domani mattina partiremo da Regina Margherita alla volta di Assisi. Non è la prima volta che facciamo queste pedalate di beneficenza, siamo riusciti a raccogliere fondi per costituire 3 borse di studio, per acquistare materiale per la ricerca. Questa volta cerchiamo di raccogliere fondi per attrezzare un ambulatorio qui alla cittadella dello sport. L'ambulatorio prenderà il nome di Giuseppe Piramide e di Giancarlo Piubelli, due amici che sono scomparsi e che vogliamo ricordare così. Quanto è importante la fisioterapia? Allora sempre di più anche le massime associazioni che seguono i bambini che sono stati ricoverati in ospedale per lungo tempo a seguito di malattie importanti ritengono che sia importante la ripresa dell'attività fisica per questi bambini, e a quel punto è importantissima la fisioterapia, è importantissimo il supporto sia medico sia psicologico. Dino Maccari lo conosciamo come maestro e allenatore di sci. Come pedalare fino ad Assisi? Come sarà? Ma sarà una bella avventura, senz'altro. Sarà un piacere. Attraverseremo diverse regioni, speriamo che il tempo ci assista. Poi non ci sono problemi. Siamo tutti e due ben preparati. Una pedalata a due? Una pedalata a due. Questa è quello che resta della vecchia palazzina, che abbiamo incominciato i lavori di demolizione all'interno. Abbiamo trovato veramente una struttura fatiscente, piena di immondizia. Finora abbiamo finito per fortuna la riqualifica e la bonifica. Sono partiti circa 10 camion con 100 tonnellate di rifiuti. Abbiamo trovato di tutto, da siringhe, mobili, materassi, veramente una situazione di degrado incredibile, anche solo l'odore all'interno era improponibile. Qui stiamo entrando nella zona in cui nascerà lo studio medico, appunto, che verrà gestito dal dottor Laudati. A breve incominceremo anche proprio la demolizione delle pareti interne per creare sala d'attesa e studio medico. Sotto, proprio esattamente sotto questo studio, nel piano seminterrato, ci sarà la sala di fisioterapia, appunto per far fare fisioterapia a bimbi disabili con famiglie disagiate in maniera gratuita, a tutti gli altri bimbi che ne avranno bisogno, sicuramente in condizioni di favore. Sì, oggi diciamo ripartono i lavori in cittadella con questa pedalata simbolica da Falchera a Regina Margherita, proprio come linea d'unione, come dicevo prima, di questa collaborazione che avverrà con l'ospedale infantile di Torino. Ed è il prologo di una bellissima iniziativa che il dottor Laudati porterà in giro per l'Italia, perché appunto domani incomincerà la sua avventura in direzione di Assisi. Questa pedalata servirà appunto per avere un po' di risalto mediatico e raccogliere fondi per i lavori in cittadella. Qui i lavori invece sono già in fase avanzata. Questa è la palazzina principale, alla nostra sinistra avremo la sede della Onlus, dove faremo riunioni, presenteremo progetti, sarà la sala stampa anche. E invece alla nostra destra ci sarà tutto il ristorante, che sarà anche questa un'opportunità incredibile per ragazzi disabili per trovare lavoro, perché il nostro intento sarà proprio quello che le uniche assunzioni che faremo saranno proprio dedicate a ragazzi con disabilità. Un modo anche per riqualificare la zona nord alle porte di Torino? Ma sicuramente il nostro obiettivo è far sì che Falchera diventi un po' il salotto, diciamo l'ingresso di Torino, perché arrivando da Milano la prima cosa che si incontra di Torino sarà proprio il nostro centro sportivo, quindi l'obiettivo è far diventare questo centro un fiore all'occhiello per la città. Quanti sono i campi sportivi? Allora, verranno riqualificati 4 campi di calcio a 5, ci sarà una piastra polivalente per il basket e la pallavolo. Ci saranno 2 campi di calcio 8, un campo da calcio 11 e nel tempo metteremo anche le tribune. L'idea è proprio quello di far diventare questo centro il cuore pulsante della solidarietà. Daremo l'opportunità a tante altre associazioni come la nostra di avere un riferimento. Noi sappiamo quanto è stato difficile in questi 6 anni associativi
trovare dei luoghi, soprattutto trovarli in tempo breve per poter svolgere attività sociali, quindi saremo veramente molto molto attenti ad altre associazioni che come noi cercano di rendersi utili sul territorio. La Nida ha portato avanti tante battaglie per la solidarietà. Sì, diciamo che in quasi 7 anni ormai di vita associativa siamo riusciti ad aiutare circa 2500 bambini e raccolto praticamente 500.000 di euro. E devo dire la verità, proprio con le nostre forze, con la forza del passaparola, e questo ci ha dato tanta consapevolezza. Sapevamo che le malattie non avremmo potuto guarirle perché non siamo dottori e purtroppo non siamo maghi, ma sapevamo che avremmo trovato tante persone buone facendo bene il lavoro di volontariato, di solidarietà, che a loro volta ci avrebbero poi aiutato in questo progetto che è veramente sempre più meraviglioso. Nel mese di settembre, oltre che ricominciare con i lavori, ci saranno già tante manifestazioni sportive che vorremmo farle nonostante la situazione ancora di grande degrado proprio in cittadella, e l'idea è proprio quella che facendo già attività sportive all'interno del centro tante persone potranno iniziare a rendersi conto di come sta crescendo il tutto e magari, perché no, anche rendersi utili. L'idea è proprio di essere contagiosi, quindi il 29 di settembre oltretutto faremo la prima partita contro la Nazionale Giornalisti. Siamo felici di questo grande evento, per noi è importante anche perché appunto parlare di un progetto bello aiuta a renderlo contagioso, quindi speriamo di contagiare anche gli amici giornalisti in modo tale che parlare poi della cittadella dello sport diventi un'abitudine.